Vangelo del giorno, venerdì 22 gennaio 2021. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 12 che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12, Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. Siamo giunti nel Vangelo ad un momento molto importante, alla scelta di coloro che saranno gli apostoli del Signore. Ne scelse 12 e abbiamo visto chi sono, perché il Vangelo ci elenca anche i loro nomi. Ed è bello anche soffermarsi su questi nomi, ma soprattutto pensare che ognuno di loro ha una storia diversa, che il Signore ha chiamato persone dalle storie diverse per affidare l'unica grande missione, essere apostoli, annunciatori, evangelizzatori, continuatori della sua stessa missione. Abbiamo visto tra i primi chiamati c'erano coloro che sono stati i primi scelti da Gesù. Si dice, c'è un detto, che può parlare di una persona solo colui o colei che conosce bene quella persona. Per parlare di Gesù bisogna conoscerlo benissimo. E chi può conoscere Gesù se non colui che rimane, resta, vive con il Signore? Questi discepoli hanno vissuto con il Signore, hanno ascoltato la sua parola, lo hanno visto all'azione, lo hanno visto pregare. Gesù è stato un maestro, formatore, e ora li sceglie per affidargli la sua delicata missione. E allora in questi periodi abbiamo imparato un'espressione che ce l'ha consegnata Papa Francesco, il quale ci dice sempre, soprattutto parlando dei pastori, che devono avere la puzza, l'odore delle pecore. Possiamo anche dire che un pastore, un missionario, un apostolo del Signore deve avere lo stesso odore di Gesù, se vuole avere impregnato lo stesso odore delle pecore, perché Gesù non aveva timore di stare in mezzo alle pecore. Lo accusavano di stare in mezzo ai pubblicani e ai peccatori, di mangiare con loro, ma solo quello stare accanto a loro ha fatto prendere lo stesso odore. E allora è bello stare in mezzo ai fratelli, perché solo stando in mezzo ai fratelli si può percepire il battito del loro cuore, le loro difficoltà, i loro bisogni.